si trasforma le giornate nere in un'oasi di palpitazioni dove non ci sono più finzioni. Mi hai rubato il cuore. Su Radio The World presto il nuovo singolo di Andrea Poddighe. Dopo i successi con il coro degli Angeli e le collaborazioni con tanti artisti come Gianni Morandi, è in uscita il nuovo singolo di Andrea Poddighe con Mi hai rubato il cuore. Presto lo ascolterete su Radio The World, in esclusiva per voi. Ebbene, siamo qui con Andrea Poddighe per presentare un nuovo lavoro, proprio un singolo d'eccezione, un ritorno sul campo così del grande Andrea. Come nasce la voglia, l'idea di riprendere nuovamente a cantare dopo anni? Guarda, io avevo deciso di non cantare più, poi dopo tanti anni, circa 7-8, gli amici tutti mi invitavano, se può essere la parola giusta, invitavano a ritornare, invece proprio la parola proprio mi spronavano, mi dicevano che non potevo mancare così tanto tempo dalla scena. E dopo un po' ci ho pensato bene e durante una festa mi sono trovato con il mio amico Gabriele Masala e gliel'ho buttata lì, gli ho detto sai, avrei intenzione di fare un singolo, e Gabriele è rimasto entusiasta della cosa, mi ha detto lavoriamo subito, facciamo subito. La sua voce particolare poi quella di Gabriele, che sì, ma lo fa scherzando, quando vuole scherzare e dice lavoriamo così mi piaci, mi aveva detto. Così mi piace, bello. Scusami se ti interrompo, ho visto delle collaborazioni per quanto riguarda i musicisti, una vera equipe d'eccezione questa volta. Sì, perché il progetto nasce in piccolo, dopo invece si sono uniti vari musicisti come Giancarlo Longoni al basso, ma proprio si sono offerti loro, hanno detto se qualsiasi cosa ti serva siamo a disposizione. Lì Giancarlo, se non sbaglio, ex coro degli Angeli o t'azienda anche addirittura. Giancarlo era Ice prima di tutto, inizialmente. Che Sanremo, esatto. poi passò con t'azienda a suonare con t'azienda e poi suonò con me e ora suona con vari gruppi lui, comunque sempre richiestissimo. Io vorrei ricordare agli amici che seguiranno questo promo che abbiamo così presentato oggi, il tuo trascorso, i tuoi passati musicali che non sono da poco, cioè non è da tutti aver avuto la possibilità di suonare a New York al Madison Square Garden in compagnia di Gianni Morandi, ma collaborazioni anche con Amy Stewart, insomma con tanti artisti italiani e internazionali, tanti duetti, tanti mi ricordo io anche quello con Silvia Mezzanotte. Sì. Insomma, tante cose ha fatto il nostro caro amico Andrea. Se ce ne vuoi parlare, accennare qualcosa, magari mi ricordi, per cui passare veramente al futuro, quello che vediamo oggi appunto su quella nuova. Ma guarda, le collaborazioni a livello nazionale, vabbè, l'hai detto tu, poi a livello locale non si contano più, però sono state tutte cose fatte con amici, tra amici, fatte solamente per amicizia, le ho fatte sempre molto molto volentieri. Poi volevo dire che una cosa importantissima di questo singolo invece è che si è unita a noi una troupe cinematografica che lavora per Quarto Grado, una troupe sassarese, ma sono molto bravi, lavorano già per Quarto Grado e sono offerti di fare di girare loro il film, che non sarà un videoclip normale, diciamo, come ne vediamo tanti, sì, certo, ma sarà proprio un vero e proprio film. Loro hanno preso già dei truccatori, dei costumisti, delle parrucchiere, solamente per girare questo film, quindi è un cast eccezionale. Quindi se il progetto era nato piccolo, adesso è diventato grande, come lo è Andrea. Bene, grande di me. Ecco qua. Chiudiamo qui, ragazzi, che dirvi? Non aspettiamo altro che ascoltare e vedere questo video. E nel frattempo un saluto da parte mia, da Radio The World, da Ago, e un saluto a tutti voi da parte di Andrea. Ciao a tutti.